Per quanto riguarda le scuole superiori, gran parte delle regioni hanno deciso di affidarsi ancora alla didattica a distanza ed altre, appena 3, rispetteranno invece le indicazioni del governo e si dicono pronte ad accogliere gli studenti delle superiori già da domani 11 gennaio. Le porte delle scuole secondarie di secondo grado si apriranno quindi soltanto in Valle d'Aosta, in Toscana ed in Abruzzo, che hanno rispettivamente un indice di diffusione del contagio inferiore all'1, ad eccezione della Val d'Aosta che è a 1,07, ma il terzo giorno consecutivo senza vittime da Covid. Nel frattempo non si placano le polemiche di professori e ragazzi che chiedono il rientro, mentre la CISL ha invitato il governo a pianificare al più presto un piano vaccinale per il personale della scuola, in modo da poter far rientrare tutti il prima possibile. I rappresentanti del comitato Priorità alla Scuola sono scesi in piazza per lanciare un appello nell'immediata apertura di tutte le scuole, con il contestuale potenziamento delle misure di prevenzione e protezione, tra cui appunto anche il vaccino, come richiesto dai sindacati. Chi deve decidere se vaccinare il personale della scuola? Le parole della segretaria della CISL Scuola, Maddalena Cissi, lo faccia senza indugi con una proposta seria e di governo. Tutti i professori e il personale che sistematicamente viene a contatto con gli studenti deve essere coperto da misure anticontagio con il vaccino. Non possiamo perdere altro tempo, aggiunge la Cissi. Sono più di 300.000 i docenti che superano i 55 anni. Si parta subito con una seria programmazione. L'87% della platea di docenti si è reso disponibile. Se la scuola è importante, ora è arrivato il momento di dimostrarlo. Hashtag vacciniamo la scuola, facciamo tornare il sorriso ai nostri ragazzi.